Alfonso Balsamo per MSC TV alla presenza di Sua Eccellenza Monsignor Mariano Crociata, segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana. Proprio la Conferenza Episcopale Italiana che proporrà nel prossimo decennio i suoi orientamenti pastorali che sono incentrati sul tema dell'educazione. Finalmente l'educazione torna come tema centrale per la nostra società. E speriamo che torni come tema centrale per la società, lo rimane per la Chiesa, nel senso che non si tratta di una scoperta, ma della riproposizione motivata e contestualizzata in un momento in cui se ne avverte particolarmente la necessità e soprattutto si coglie come nel cammino della Chiesa in Italia puntare all'educazione significa riprendere l'impegno di evangelizzazione, di crescita della comunità cristiana con una dedizione specifica all'accompagnamento e alla crescita delle nuove generazioni e alla riscoperta del valore, del primato, del rapporto personale, della crescita della persona nella fase evolutiva, ma naturalmente ben oltre, lungo tutto il percorso della vita, perché non si finisce mai di diventare persone, adulti, maturi. Come può il tema dell'educazione, che adesso viene di nuovo fuori con rinnovato vigore, dare una mano a quella che è la scuola paritaria, che comunque a 10 anni dalla legge 62-2000 è rimasta ancora indietro per certi versi? Come si può stimolare anche la discussione e il dibattito su questi temi? Direi che la cosa importante per una scuola è fare bene il proprio lavoro quotidiano, secondo le esigenze, le indicazioni, gli orientamenti, le finalità proprie. Naturalmente le indicazioni dei vescovi diventano una sollecitazione, un invito, una responsabilizzazione accresciuta, perché questa serietà, questo impegno, questa dedizione veramente si rafforzi, e poi anche perché si acquisti in fiducia e in speranza, cioè nella capacità di produrre davvero un frutto maggiore di maturazione umana e cristiana per chi coltiva questa fede come compimento dell'umano. A fine novembre oltre 300 studenti cattolici da tutta Italia si riuniranno per quello che è il convegno nazionale del Movimento Studenti Cattolici. Quale consiglio si sente di dare, quale augurio si sente di dare agli studenti cattolici per il prossimo decennio che riguarda soprattutto loro? Io inviterei gli alunni delle scuole cattoliche a mostrare come essere credenti ed essere studenti nella scuola e nelle società di oggi non solo è possibile, ma è addirittura una possibilità in più, un'opportunità in più, una capacità di realizzare compiutamente il progetto di scuola, il senso di una maturazione, la proposta ai coetanei, a tutte le nuove generazioni di una realizzazione compiuta di vita, di cultura e di presenza nella società per un futuro davvero rinnovato, migliore. Allora noi abbracciamo questo augurio e la ringraziamo per la sua disponibilità.